tutti, benvenuti nel nuovo video di Natale di Aldistani, Natale 2021. Ciao e buona visione. Allora, sto dirigendo verso il centro, andando a vedere un po' le luminarie, il tardo che mi hanno fatto quest'anno. Prego cane, prego un negozio. Domani magari non voglio con il negozio. Adesso, grazie. Devo arrivare in fondo, ci vediamo quando arrivo. Eccoci qua. Vedete, Piazza Maria Immacolata. Gente che si fa le foto, questa Piazza Maria Immacolata, un addobbo di quest'anno, la piazza, la gira la testa, questo fermo un attimo, faccio qualche scatto qua intorno, ci risentiamo dopo. Bene, ho fatto qualche scatto con la mia reflex, la mia Nikon Nikon, insomma, mi dice, con la mia reflex. Non so se sentite la musica in sottofondo, messa nelle casse in tutta la città, siete in giro per tutta la città praticamente, a decorare tutte queste cose qui natalizie, bellissime. Adesso andiamo, questo giorno in frasettimo ho fatto il video, oggi che è 14 dicembre mi sembra, sì, il mercoledì, pensavo che facendo il video un giorno infrasettimanale non trovavo nessuno, sfoga meramente invece, guarda qua, guarda quello che c'è. Adesso andiamo verso via d'Aquino, raggiungiamo la chiesa del Carmine, esattamente la piazza che sta davanti alla chiesa del Carmine, ci dovrebbero essere altre decorazioni natalizie lì per noi. Uno scatto intanto. Cioè, non si sente la musica in sottofondo, quando non viene il copyright, forse sì, forse è meglio che ci metta qualche musica io in sottofondo, vediamo. Se sentite musica in sottofondo indovinate, l'ho messa io e quella che si sente nell'aria, scrivetelo giù nei commenti. Gigante, chiede uno scatto. Dietro. Guarda. Devo farvi la vedere anche prima, mi sono attaccato al collo. Forse me la metto qui in sovraimpressione. Bravissimo. Ti giro a fare regali. Tutto bene, non si mette a fare regali, non si mette a me. Va bene.
incrocio, cerchiamo di farci prendere sotto. Non ho visto niente. Grazie a te, grazie a te. Eccolo. Ah, qua c'è la pista di pattinaggio, capito? Alla fine c'è questo. Questa è la vittoria. Grandissima pista di pattinaggio, grande del solito. Solitamente la mettevano di là, era più a lungo, era molto più piccola. Quest'anno hanno fatto le cose in grande, vedo. Vedete? Andiamo alla nostra piazza che cercavamo. Tutti gli alberi sono illuminati. Vedi cosa c'è sopra di me, tra l'altro. Ah, qua c'è una specie di presepe. Praticamente. Dato la videocamera per farvelo vedere, anche se voi vedete anche gli scatti che farò, quindi vediamo quasi mi serve. Dove vuoi tu? Proprio il presepe, visto? Questo è il presepe, io faccio qualche scatto, ci sentiamo. Ora capisco perché sei così. Invece la crema si vive nel marmo. Proprio con la ruota panoramica inizia a emergere il fuoco. Avete notato la forse differenza tra questo video e l'altro, se vi dico l'altro, vedete la differenza. E sono solo, perché come ho saprete purtroppo quel video c'era anche mia madre, un anno fa mi ha lasciato, all'improvviso. Per parlarne per me ancora non l'accetto, il passaporto ma poi non l'accetto. Ed è proprio lì che voglio dedicare questo video, questo tour di Natale. Lo sto facendo come sarebbe piaciuto farlo a lei. Ogni anno gli facevamo questa passeggiata da quando ero piccolo io. Queste passeggiate qui nel vedere Taranto natalizia, respirare lo spirito natalizio.
messi. Ci sarà Giustinina. Dove vanno anche. Siamo a scarto. A lei dedico questo video con il mio cuore. Quello sì, fisicamente non è più con me, ma so che lei è sempre vicino a me in qualche modo. Credo che un buon Natale e il mio abbraccio vi arrivi. Questa bella sciarpetta fesciocchiana. Comunque lì si trovi adesso, si pongo in paradiso. E basta così. Ma torniamo allegri, perché il video di Natale deve essere allegro. Che pari di modo andiamo avanti per farsi la foto. Signori, siamo al cospetto della gigantesca ruota panoramica. Intanto l'ho fatto dall'interno questo. Devo farci dall'altra parte, ma adesso non lo farà più anche là. Tempo a farsi una foto, fa anche meno freddo. Riesco a fare una presa. Lasciamo fare la copertina. Non se ne va. Torno un attimo a mia madre perché vi devo raccontare il dettaglio, lo vedete nel video. L'ultima volta sono stato sulla ruota panoramica e non posso ricordarmi di lei. Mi feci il regalo per il suo compleanno, il 21 gennaio, quindi lo racconto anche in breve. Che dopo sarebbe stato il suo compleanno, gli dici il regalo. Forse c'era ancora il suo compleanno, c'era ancora là. No, il giorno del compleanno mio, 6 gennaio, festeggiamo il mio e il suo. E gli dici questo regalo, la porta io sulla una panoramica. Stava piovendo fortissimo quel giorno, mi ricordo così. Ci credevo, si vedeva ben poco, però quello che si vedeva era bello. Non so, veramente, si vede tutto nel video. Allora, sono andati, riusciamo a fare lo scatto. Proseguiamo questo Natale tarantino. Gli alberi. Parlando sembra che ci arrivi addosso. Poi abbiamo un golfiere. L'odore di popcorn, non avevi idea. Profumo di popcorn. Mamma mia. La costrina. Non ci vede bene. È molto illuminato. Lo scatto. C'è una scattina questa. Una bella spalla qua. Male. La giostrina in stile antico con i cavallucci e tutto, che non si vede, ma la luce, ma che difficile che riusciamo a fare lo scatto. Mi piace.
a dettaglio l'ho fatta. Per andare là, all'angolo là, non all'angolo là. Indietro non c'è molto spazio per andare. Passano le macchine, quindi non vedrei niente. Mi ha mandato, non so quanta messaggio mi ha mandato. Fastidio. Qui ci avrei l'obiettivo per entrare all'angolo del boss, non ho voglia di montarlo. Non ho voglia. Non l'ho fatto. L'abbiamo portato a casa. Faccio così, eh? Questo è interessante. Una mossa. Una mossa è venuta. Va bene. Non si è aperto il flash. Adesso andiamo da un'altra parte, non con gli ultimi due. Che vedevi sognati sono bellissimi. Non capire cosa c'entrano con Natale, però bambini, per i bambini. Per i bambini sarà. Qui abbiamo l'albero di Natale. Non si vede niente. Adesso andrò là vicino a fare un altro scatto. A dopo. Penso di averla chiuso tutto. Non sono andato solamente nella città vecchia dove andai l'altra volta con mia madre. Dentro la Villa Peripato, ma non sono andato. Alla Villa Peripato credo che non ci sia niente. Città vecchia non lo so, però da solo, perdonatemi, non mi fido di andarci con l'attrezzatura e tutto, meglio di no, evito. Adesso il giro finisce qui, vado a prendere Pullman. Quindi noi ci vediamo a casa per i saluti finali. Ciao. 146 in quelli ordinari, numeri tuttavia meno preoccupanti del resto d'Europa, dove la variante ben arrivati. Diffusa mentre da noi è allo 0,9%, ma che suggeriscono prudenza e attenzione. Sono arrivato a casa. I dati raccolti dalla Federazione delle Aziende. Io vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia piaciuto. Rinnovo i miei auguri di buon Natale. Non si è vaccinato. E nei reparti cresce la presenza dei vaccinati fragili che hanno ricevuto la seconda dose da più di 4 mesi, ma non ancora la terza. E allora un felice anno nuovo. Con le vaccinazioni, con la campagna che da domani si aprirà anche alla fascia. Sentite, seguitemi su tutti i miei social, vi lascio le info alla fine del video. Di sanità Locatelli che evidenzia i rischi. C'è anche il codice, se volete farlo velocemente. La casa spiega ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in terapia intensiva e un decesso, pericoli reali e incomparabili. So che altro dire, quindi vi saluto, rinnovo il mio cuore. Non mostrano. Arrivederci al prossimo video.
fatta. Il